In questa nuova edizione di E-commerce Day abbiamo trattato praticamente, credo, tutti i settori, quindi dal fashion al lusso automotive e molto di più, abbiamo coinvolto molto di più il food. Quindi abbiamo un rappresentante di Bennet, due parole sulla trasformazione digitale, sui processi di business e di sviluppo nel settore food. Allora, rispetto al 2020 è cambiato totalmente lo scenario, è cambiato il mondo e anche i retailer che prima magari non erano preparati. Noi di Bennet in realtà siamo partiti soprattutto con l'e-commerce nel 2016, quindi siamo arrivati un pochino più pronti. Abbiamo fatto dei passaggi dal 2020 ad oggi che sono stati veramente dei tripli salti mortali. Bennet cosa ha fatto nel frattempo? Ha sostituito la piattaforma di front-end alla piattaforma di back-end e partendo da questi due zoccoli duri ha costruito intorno una realtà di sviluppi che hanno anche portato un miglioramento da una parte dell'esperienza cliente, della UX, lato front-end e soprattutto anche lato processi. Quindi se devo guardare indietro quello che vedo su Bennet, ma su molte altre realtà, se guardo anche gli altri competitor, abbiamo portato il servizio ad un livello che prima assolutamente non era pensabile, quindi spese ad esempio nel nostro caso pronte alla consegna in 2 ore, pronte al ritiro in 2 ore, e dall'altro è il canale su cui stiamo lavorando molto, un'esperienza lato UX molto più cliente centrica. Abbiamo sentito in vari momenti, in vari interventi di uno sviluppo molto accelerato in questi ultimi 2 o 3 anni, quindi dovuto al Covid. La domanda è, le aziende sono pronte a mantenere questa velocità nello sviluppo? Allora, devono essere pronte perché in questo momento, diciamo, non dico chi si ferma è perduto, ma sicuramente il terreno che si perde adesso sarà sempre più costoso recuperarlo poi in futuro. Quindi le scelte che le aziende prenderanno in questo momento, diciamo, il consolidamento è stato fatto, da qui in avanti si tratta veramente di elevare ed essere sempre pronti ai cambiamenti che ci sono nella società e nella nostra customer base. Quindi il tema sarà proprio quello, e quello su cui stiamo lavorando noi, ad esempio, ne parlavo prima, della personalizzazione, conoscere meglio il cliente, portare esperienze personalizzate e diventare veramente omnicanale ma in modo integrato, non solo tanto per dirlo. Quindi sono quelle le sfide, sono diciamo parole un po' abusate, quella della personalizzazione dell'omnicanalità, ma effettivamente sono quelle le sfide che ci aspettano. L'impatto dell'intelligenza artificiale nella GDO, come la vedi tu? Sicuramente sarà, se posso usare il termine, devastante nei prossimi anni. Qui stiamo parlando con alcuni player che lavorano in questo ambito, nell'ottica di diverse soluzioni, ma mi aspetto che sarà veramente il trend che prenderà più piede nel giro di 2 o 3 anni. Cos'è E-commerce Day per te? È innanzitutto un'esperienza fantastica, è la prima volta che partecipo al lato mio e ho trovato tanta gente, alcuni che già conoscevo, alcuni invece ho avuto modo di conoscerli oggi, approfondire le conoscenze, e soprattutto anche un modo per mettermi alla prova con lo speech che ho avuto oggi e che mi ha permesso appunto di ampliare. Che c'era un casino di gente che non ti molava più. Esatto, no, io la vedo come ampliamento del mio network, assolutamente fondamentale al giorno d'oggi. Ringraziamo molto Enrico Radaeli, Bennet, quindi ci rivediamo il prossimo E-commerce Day 2024. Assolutamente, grazie. Grazie Enrico, grazie mille.